L'apostolo del dimagramento e della bellezza in genere, reso assai popolare da una televisione privata, è la signora Vanna Marchi. Vanna Marchi è stata la regina indiscussa delle televendite. D'accordo! Nasce in una famiglia contadina e inizia a lavorare come estetista, ma presto scopre un talento naturale per la vendita, anzi, per la televendita. Lei vende speranze o certezze? Io vendo certezze, signori miei. Prodotti dimagranti, creme, alghe, Vanna Marchi vende tutto dal palco delle TV locali. Al suo fianco la figlia Stefania Nobile, alleata di ferro e socia. Con la celebrità arrivano i soldi. Quanti devi diventare? Una montagna di soldi. Quante telefonate riceve al giorno? Senta! Migliaia, signore! Migliaia, migliaia, migliaia! Grazie alle televendite sono in grado di guadagnare anche 300 milioni di lire al giorno, dice Stefania Nobile. Ma in breve iniziano anche i guai giudiziari. Brutta avventura per Vanna Marchi, la popolare venditrice televisiva di prodotti di bellezza. È finita in prigione per bancarotta. Nel 1990 la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta. Nel 1996 però, come la Fenice, Vanna Marchi rinasce dalle sue ceneri e sfodera la sua arma più potente. Voi potete veramente, se volete, siete furbi. Fatevi dei conto brevi. Mario Pacheco Donascimento, brasiliano, ex cameriere e sedicente maestro di vita. Dallo scioglipancia, Vanna Marchi passa a un altro genere di prodotto. Vende la fortuna. Amuleti, numeri del lotto, improbabili rimedi contro il malocchio. Un'altra pioggia di soldi. Ma nel 2001, con la segnalazione della signora Fosca Marcon alla trasmissione Striscia la Notizia... Permesso? Permesso, basta! Si svela l'inganno, parte l'indagine della Guardia di Finanza e la truffa viene scoperta. Condanna Marchi Vanna e Nobile Stefania alla pena di anni 10 di reclusione ciascuna. Condannate per associazione a delinquere, truffa e bancarotta, Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno scontato 9 anni e mezzo. E non si sono mai pentite. Che cosa vorrebbe se ricordasse di lei? La mia onestà.